GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Inaugurazione d'apertura da Pole Position all'International Karting Door. Si è svolta nella serata di venerdì 14 dicembre l'inaugurazione del nuovissimo e tecnologico kartodromo al coperto, International Karting Door. La veneristica pista, che si trova a Moniga del Garda, in provincia di Brescia, è stata ideata dal noto pilota di GT Luciano Linossi. Il pilota bresciano ha così creato una struttura davvero esclusiva, sorta a pochi passi dalla bellissima cornice del lago di Garda, dove un mix tra racing e sicurezza permette a chiunque abbia in serbo la passione per i motori di divertirsi all'interno di un ambiente molto bello e coinvolgente. La presentazione al pubblico del circuito ha, sin da subito, riscosso un grande successo. Centinaia di visitatori hanno voluto indossare tute casco per provare a sfidarsi sui 500 metri della pista. Numerose sono state anche le presenze dei bambini, che in totale sicurezza hanno provato le sensazioni di guida di un vero kart. Ora, amici di GoKart TV, sentiamo subito le parole del titolare del circuito, Luciano Linossi. L'idea è nata a marzo di quest'anno, visto e considerato che, come diceva prima Scarlato, io sono fatto il pilota professionista per circa 13 anni. Avendo smesso mi è venuta questa idea. Io abito su queste bellissime rive del lago di Garda e un impianto del genere per il turismo e per accontentare i ragazzi mancava. E perciò io penso che abbia un grosso successo sia adesso che in futuro, almeno me lo auguro. E dopo spero che sia un circuito, siccome che, data la mia esperienza, è stato realizzato il circuito di mia iniziativa, spero che dia grosse soddisfazioni al pubblico e alla gente che verrà a girarci. La ringraziamo molto e niente, in bocca al lupo per questa fantastica avventura. Grazie, crepi il lupo, vi aspetto numerosi nel mio circuito qua di Moniga del Garda, ASD International Karting Door. Il progetto si avvale della collaborazione sportiva di Paolo Gagliardini, pilota da sempre impegnato a livello agonistico nel mondo del karting e ideatore e realizzatore di numerosi kartodromi indoor in Italia ed in Europa. Abbiamo organizzato e realizzato un kartodromo innovativo con delle caratteristiche racing, cercando di ricostruire quelle sensazioni, di far rivivere ai nostri clienti le sensazioni che tutti i piloti di karting vivono ogni domenica nei circuiti. È un sistema innovativo di protezione e assorbimento d'urti che garantisce sicurezza per tutti i piloti, un grip particolare e dei kart sicuramente eccezionali all'avanguardia che, ripeto, daranno proprio a tutti quanti la possibilità di avvicinarsi al mondo del karting in maniera professionale e racing. Abbiamo scoperto che un'altra peculiarità di questo circuito è proprio la possibilità di far girare sia grandi che bimbi, è vero? Assolutamente sì, il circuito è studiato anche in funzione delle scuole di pilotaggio dei bambini, qui i bambini potranno muovere i primi passi nel karting, ripeto, in totale sicurezza, e sono sicuro che proprio da qui nasceranno i futuri talenti della Formula 1. Il team, formato dai predetti personaggi che abbiamo appena ascoltato, ossia Luciano e Paolo, è garanzia di professionalità e qualità con un solo obiettivo: far rivivere a tutti gli utenti del kartodromo la sensazione che ogni pilota prova nel momento in cui si spengono le luci del semaforo ed inizia così la corsa. Sentiamo ora la voce di chi ha provato la pista e le sue sensazioni. Spettacolare, è meraviglioso. Io l'avevo già visto nella pagina di Facebook il tracciato, però è tutta un'altra storia guidarlo in prima persona e essere anche uno dei primi a provare questa nuova attrazione, devo dire che è meraviglioso. È molto belli da guidare, la pista è bella, è tecnica, c'è veramente da divertirsi. Ti ritroveremo qui dunque? Sì, sicuramente. Il
circuito si sviluppa su una superficie coperta di oltre 4.000 metri quadrati, con curve adrenaliniche per una lunghezza di circa 500 metri e una larghezza che varia dai 6 agli 8 metri. L'innovativo sistema di assorbimento d'urti, un grip che solo le piste professionali offrono, ed un sistema di cronometraggio agonistico creano le condizioni per divertirsi e competere in kart in totale sicurezza. La flotta di 15 kart per adulti di ultima generazione, 10 kart per bambini dotati di roll bar e cinture di sicurezza assicurano a tutti di potersi sentire un pilota professionista all'International Kart Indoor. I kart utilizzati sono quelli prodotti dall'azienda francese Sodikart, leader nella produzione di go-kart per il rent. Presente alla serata Claude Iaquinta, responsabile commerciale in Italia del marchio Sodikart. Qual è l'arma segreta di questi kart? Allora, l'arma segreta è effettivamente il nuovo modello Sodi RT8, proprio uscito qualche mese fa, con tante particolarità sul punto vista della sicurezza. Abbiamo davanti questo sistema, un sistema per assorbare urti che è brevettato, omologato appunto per dare il massimo della sicurezza. Dopo un sistema con una pedaliera regolabile totalmente e sedile per dare il massimo di comfort ai piloti. Vi faccio vedere come funziona infatti la pedaliera, molto semplice qua, con questa leva si può tirare dietro e la pedaliera infatti va dietro e scende. Qua andando avanti lei va avanti e si alza. Così possiamo fare un piede piccolo da 36-37 fino a 45. Infatti il sedile è anche regolabile, qua con questa leva qua, faccio così e vado avanti o dietro. E così posso fare una misura molto grande, più di 1,80 e piccolo 1,30 m. Dopo effettivamente questo kart ha anche permette i pesi, Zavora, per poter dare un livello di pesi uguale a tutti i piloti. E infatti anche l'estetica, proprio abbiamo lavorato tanto su un prodotto per dare appunto voglia ai piloti di provare di andare su questo mezzo per far la gara, infatti. All'inaugurazione erano presenti diversi piloti di GT del panorama italiano, quali Francesca Linossi, Giacomo Barri, Cristian Pescatori, Andrea Dallavilla, Alberto Cerqui, Alex De Giacomi e tanti altri. Sentiamone ora alcuni. Sono qui a bordo pista con Francesca Linossi, nonché figlia del titolare, e quindi chi meglio di lei può dirci che cosa ne pensa di questa pista? Beh, io non posso dire altro se non che è meravigliosa. Forse sono un po' di parte, però a parte gli scherzi, devo dire che non ho provato molte piste indoor, ma tra tutte mi emoziona molto. È molto bella, veloce, non è stancante soprattutto, quindi anche per chi non è abituato ad andare con un go-kart, magari non è abituato ad andare in pista, sicuramente si può divertire senza stancarsi troppo. È una bella pista anche per i bambini, abbiamo anche appunto i baby kart, quindi penso che sia adatta a tutti. Io posso solo dire che è bella, perché alla fine io, Luca e Francesca siamo stati noi a realizzarla, con ovvio col disegno di Paolo, l'aiuto di Paolo e tutto il team. Sono contento perché piace ai ragazzi e questa è la cosa più importante. Speriamo in bene per i prossimi mesi. Noi di Sparco siamo sempre molto attenti a quello che è, diciamo, il giovane che deve crescere, nella speranza chiaramente che poi passi a formule maggiori, quindi abbiamo colto ben volentieri questo invito. Siamo qua stasera per partecipare a questa inaugurazione, siamo presenti con diversi prodotti, tra i migliori che proponiamo nella gamma kart, che si affiancano chiaramente a molti altri prodotti che Sparco oggi propone. Speriamo che da questo kartodromo possano nascere dei nuovi piloti, piloti famosi e soprattutto, ribadisco, piloti italiani, cosa che sarebbe anche ora arrivassero veramente a altri livelli. Le prove in pista sono proseguite fino a tarda serata. Le persone presenti hanno potuto sfidarsi a bordo dei go-kart del circuito in maniera esaltante. Dopo aver provato questi kart, cosa ne pensi? È stata una bella esperienza, sono molto divertenti, tengono bene la pista, divertente. La pista è molto tecnica, molto veloce, bisogna molto stare vicino alla corda per andare veloci.
Alessio che sono appena uscito dalla piscina. Ragazzi, posso dirvi che è stato veramente molto molto divertente. Pista ottima, go-kart, sodi che conosciamo bene, veramente performanti, veramente un divertimento assicurato. Tutti gli amici di Go-Kart TV sono obbligati a venire a provare i go-kart del tracciato di Linossi. La struttura International Kart Indoor è stata inoltre creata per soddisfare le richieste di aziende e come punto di ritrovo per giovani e per le famiglie, attraverso la realizzazione di una zona ricettiva con bar e pizzeria, sala meeting per eventi aziendali. All'interno dell'International Kart Indoor si possono organizzare gare endurance, corsi di pilotaggio, corsi per adulti e bambini, corsi di guida sicura, eventi culturali, artistici e di spettacolo, convention e tornei aziendali. È giunto il momento di presentarvi queste fantastiche ragazze che lavorano all'interno del nostro kartodromo. Io sono Anna e sono una receptionist. Io sono Vittoria e sono anche una receptionist. Io sono Valentina e sono la receptionist. Io sono Arianna e sono la reception. Io sono Francesca, tutto fare. Un motivo in più, insomma, per venirle a trovare. La serata si è conclusa con il collegamento in diretta nazionale su Radio Studio Più della trasmissione On The Road. La redazione di Go-Kart TV ringrazia Luciano Linossi e tutto lo staff dell'International Kart Indoor per la grande disponibilità e professionalità dimostrata. Top Fuel Racing è un circuito indoor per kart e bike di nuova generazione, fortemente caratterizzato da uno spirito racing. La struttura è stata progettata secondo le più moderne tecnologie. Presso il kartodromo Top Fuel Racing si possono organizzare eventi aziendali ed inoltre si possono disputare sessioni di prove libere e gran premi tra amici, stile Formula 1. La sicurezza è ai massimi livelli, grazie anche al disegno del tracciato particolarmente largo e fruibile. All'interno della struttura vi sono anche go-kart dedicati ai bambini. L'impianto dispone inoltre di un fornitissimo lounge bar, dove poter gustare appetitosi piatti e squisiti drink. Il circuito indoor è situato a Vignate, in provincia di Milano. Per avere tutte le informazioni, www.topfuelracing.it. Top Fuel Racing. Drive the top, ride the power. Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top Fuel Racing. È uno spettacolo! Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. Oltre 150 piloti, tra i quali nella giornata di domenica 24 delfini hanno dato vita nei giorni 5, 6, 7 ottobre alla quarta edizione della finale internazionale della Champion Kart, il monomarca indetto in Italia dalla Parolin Racing Kart. Ancora una volta la sede del confronto è stata la pista azzurra di Jesolo. Queste le nazioni rappresentate:
Belgio, Croazia, Italia, Olanda, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela. Si è gareggiato in 8 categorie con manche nella giornata di sabato ai fini del calcolo delle penalità e finale 1 e finale 2 la domenica. Spettacolare la parata dei piloti suddivisi per nazioni, con tanto di inno nazionale e vessillo al vento. Tutti i piloti hanno ricevuto una stretta di mano dalle autorità, tra cui, molto gradita, quella di Luca Badoer, il quale si è poi pure improvvisato in qualità di Monsieur nella, come sempre apprezzata, sfida dei delfini, tra i quali c'era anche suo figlio. Tutto molto bello e coreografico. La finale internazionale della Champion Kart si è ormai conquistata un posto di rilievo sullo scenario del karting mondiale. Italiano sono state delle premiazioni vista mare. In lingua inglese, per quel tocco di internazionalità che in taluni casi non guasta, sono stati ufficialmente denominati Champion Karts Awards on the Beach. Ci riferiamo alle premiazioni dei campioni 2012 del monomarca Champion Kart, che si sono svolte su un apposito palco allestito venerdì 5 ottobre sulla spiaggia dell'Hotel Atlantico di Jesolo Lido, lo storico ed elegante albergo di proprietà della famiglia di Francesco Calzavara, anche titolare della pista azzurra. Davvero una buona accoglienza per il numeroso circus della Champion Kart. Le premiazioni sono state condotte con abilità e tecnica da Andrea Brioni, uno dei ragazzi della formidabile squadra della Parolin Racing Kart, coadiuvato dallo speaker ufficiale di manifestazione e dalla splendida Andrea. Al termine, Ivana Parolin ha chiamato tutti i suoi collaboratori sul palco per un applauso sincero in virtù delle tante ore spese a far funzionare al meglio il monomarca Champion Kart. I vincitori del monomarca e della finale internazionale categorie U18 e Academy, oltre ai premi d'onore e a quelli tecnici, sosterranno un test in pista con la Formula Abarth della Lion Race. Marco Parolin, grande evento. Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta di un'annata molto positiva per noi. Nonostante il periodo siamo riusciti a portare un buon numero di piloti e dare anche quel tocco di prestigio alla manifestazione grazie alla partecipazione di diverse nazioni, e siamo soddisfatti del nostro lavoro. Non c'era modo migliore per concludere l'annata, diciamo. Ecco, un weekend che si è aperto venerdì sera in riva al mare, in questa spiaggia bellissima di Jesolo, con una premiazione dove si sono celebrati i campioni 2012 di assoluto prestigio. Sì, abbiamo cercato di fare qualcosa di innovativo rispetto alla solita serata di gala, abbiamo scelto la spiaggia, visto che siamo a Jesolo, un qualcosa di dinamico che è piaciuto alla gente, si sono divertiti e è stato dato il giusto riconoscimento comunque ai campioni nazionali della categoria. Per l'anno prossimo le novità e anche quelle di quest'inverno? Per le novità vi tengo in attesa, nel giro di una settimana vedrete tutto, calendari e quant'altro. Vi dico che però quest'inverno saremo molto attivi nella promozione del monomarca, sia con dei test day che organizziamo proprio in collaborazione con Go Kart TV e Top Fuel Racing, e con due appuntamenti invernali proprio per tenere l'ambiente compatto anche durante la pausa e per permettere comunque agli esterni di vivere una giornata da Champion Kartisti. Ecco, quindi sicuramente www.championkart.it per avere tutte le informazioni su questo bellissimo monomarca che oggi appunto celebra le finali internazionali. Ora però è tempo di gara, Marco? È tempo di gara, andiamo a vederci le partenze. Ed ecco la cronaca dei due lunghi giorni di gara, dove è stato importante risparmiare le gomme, dato che il regolamento imponeva un solo treno.
Non senza un po' di sorpresa, il miglior tempo nelle prove cronometrate dell'Academy è stato di Marco Pili. Poi, in Manche 1, la vittoria è andata a Tolfo, il quale ha preceduto il fratello di Marco Pili, Luca. Terza piazza per il russo Matas Isakian. In Manche 2 si è fatto vedere Pillon, che ha preceduto lo svizzero Axiu e Tolfo, sempre nelle posizioni di alta classifica. Con questi risultati, la domenica, in finale 1, Tolfo e Pillon scattano in prima fila, ma Enrico è costretto dal gruppo che segue ad allargare la traiettoria e se ne viene fuori dalla prima curva solo quinto. Tolfo se ne va, con alle spalle lo svizzero Axiu ed il compagno di squadra Costenaro. Una brutta botta coinvolge l'olandese Joy Alders e lo spagnolo Luis Robert Gajot. Il primo prosegue, Gajot si ferma. La gara prosegue e Marco Pili, particolarmente ispirato, si fa largo da dietro e compie un bel sorpasso sul croato Luca Grobeschi, uno dei piloti del trofeo Academy Mondiale e già in orbita con la Red Bull. Pillon sale al quarto posto, Tolfo guida davanti ad Axiu, Costenaro, lo stesso Pillon e Luca Pili, fratello di Marco, mentre Alex se la vede con Marco Pili dopo aver passato pure lui Grobeschi. Il suo affondo ha successo e passa Marco Pili. Intanto Pillon non ci sta e conquista il terzo posto ai danni di Costenaro, mentre Axiu attacca Tolfo. Alex continua a stupire e risale fino al quinto posto. In testa Tolfo va a vincere mentre Pillon strappa la seconda piazza ad Axiu. In finale 2 sembra tutto facile per Tolfo, che va subito in testa davanti a Pillon e a Marco Pili. Al secondo giro però Tolfo va clamorosamente nel prato nel curvone in fondo al rettilineo e rientra attardato. A quel punto Pillon si trova al comando e allunga su Marco Pili, mentre terzo si stalla il russo Matevs Isakian. Nel frattempo Tolfo della Bassano Karting risale in modo impeccabile senza farsi prendere dalla frenesia, supera Isakian, Pili e alla fine Pillon. Tolfo dunque vince, mentre un Marco Pili davvero bravo strappa la seconda piazza a Pillon, forse partito con una pressione delle gomme troppo alta. Quarto è lo svizzero Axiu e quinto il regolare Giovanni Costenaro. Seguono Nerses Isakian, Cenedese, Grobeschi, Alex, Metus Isakian, Zin, Berto, Alders, Soprana, Dajot, Enriquez e Luca Pili. La miglior tornata di finale 2 è stata di Cenedese. No, non volevo mettere ansia a nessuno e... ho solo avuto una mancanza di aderenza sul kart che non sono riuscito a ottenerlo alla prima curva e ho fatto un'uscita di pista e sono riuscito a non girarmi sullo sporco e rientrare in pista quarto. Da là, dall'uscita, non ci ho più visto, quindi mi sono messo alla rincorsa dei primi tre. So, dopo aver passato il russo, sono riuscito a prendere Marco, il mio avversario, e infine ci ho provato e sono riuscito a prendere la testa della gara e andarla a vincere. Test Day è l'occasione ideale per capire le qualità di un giovane pilota, mettendolo alla prova con monoposto di ultima generazione. Il servizio, ideato da MD Pratics e il team CO2 Motorsport Line Race, si avvale di figure professionali legate al motorsport che mettono a disposizione la loro esperienza. Sono ampi servizi offerti per i giovani piloti. Prototipo e biposto per le prime prese di contatto con la pista. Simulazione di guida. Test Day è un programma di giornate da trascorrere sulle piste più importanti, in piena sicurezza e con costi contenuti. Per maggiori informazioni inviate una mail a info@mdpractics.it oppure telefonando al numero 039 23 06 011. Ma mi assomigli, ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCar TV, una cosa spettacolare, È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematica sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, Adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare.
E allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Entrato dopo una lunga assenza, nella U18 si è subito visto Simone Favaro, autore del miglior tempo in qualifica. Il trevigiano ha vinto anche Match 1 davanti a Castellan e a Gagen. In Match 2 la vittoria è poi andata al russo Gagen, che ha preceduto Favaro e Lopez. Ed ecco la sfida della domenica. Al via della finale 1, in testa si forma un trenino con Favaro, Gagen, Castellan, Lopez e la brava Paola Pilotto. Subito fuori il forte outsider udinese Luca Pillon. Castellan rompe l'indugi, attacca e passa Gagen per un attimo. Il russo reagisce. Castellan ci riprova e questa volta la manovra gli riesce. A quel punto anche Lopez del team Bassano Corse attacca Gagen e lo passa, mentre uno svarione di Castellan permette a Lopez di conquistare la seconda posizione. Paola Pilotto viaggia da sola in quinta posizione, mai in lotta al vertice. Verso la fine della gara Castellan si rifà sotto a Lopez, che non molla la seconda posizione. Vince Favaro. Alle spalle invece Daniele Ciprian è molto arrabbiato per le continue scorrettezze subite dallo svizzero Amberg. In finale 2 Sergio Lopez, venezuelano, va al comando davanti a Favaro, Gagen e Castellan. Mentre Lopez guida, alle spalle Favaro e Gagen si scambiano la seconda posizione. Poi Favaro si insedia secondo, mentre anche Castellan beffa Gagen e si prende il terzo posto. Gagen sta rallentando perché ha rotto il radiatore, perde acqua e rende scivolosa una curva. Ne fanno le spese alcuni piloti, tra cui la Pilotto che viene colpita nel mucchio. Stava rimontando e poteva salire sul podio. Bella gara dell'udinese Pitton, partito ultimo e autore di una grande rimonta. Vince dunque Sergio Lopez davanti a Favaro, Castellan, Pitton, Marco, Iannaccone, Sorbello, Salamon, Ciprian, Galletti, Smith, Lerario, Sebastiano Solinas, Dorembos, Piseddu, Cristin, Riva, Piero Solinas, Gagen, Pilotto e Amberg. E di Favaro il miglior tempo sul giro. Dal Venezuela quindi vince Sergio Lopez della scuderia Bassano Karting. Andiamo a gustarci ora gli highlights più significativi di questa garona. Abbiamo partito secondi, da venerdì eravamo un secondo nei turni, ma abbiamo migliorato tanto io come il telaio. E ogni volta andavamo più avanti e adesso abbiamo fatto questo risultato del primo. GoCarTV.com, collegatevi, eh? Parlò a Radio Oriano, uscito da Sboroni. Cinque.